Eccoci qua, siamo arrivati quasi al termine della settimana santa ed oggi è appunto il Venerdì Santo, giornata di raccoglimento, perché no, giornata di pentimento, non soltanto per noi singoli, ma anche per tutti i potenti del mondo che dovrebbero certo pentirsi per come ci lasciano questo pianeta e per come noi poi lo dovremmo lasciare ai nipoti, ma non voglio dilungarmi. Oggi è il venerdì di Pasqua e quindi è anche il giorno in cui dopo il pentimento, dopo le riflessioni e dopo aver ragionato di che cosa abbiamo in casa, andiamo a fare la spesa di Pasqua. E allora adesso andiamo a sentire quali sono le indicazioni che i nostri inviati ci danno per le sagre del centro-sud. Sentiamo subito Firenze, la nostra Isabella Bacci. Ciao Isa. Ciao Alessandro. Questo fine settimana, il 25 aprile e il 1 maggio, andiamo a Pomana, in località di Santa Luce, in provincia di Pisa, dove si terrà la sagra del Baccello. Ah. Bene. Con degustazioni di piatti a base di prosciutto, baccelli e formaggi. Lo credo bene. Buon appetito. Andiamo a sentire Maia Orienti per il Lazio e l'Abruzzo. Ciao Maia. Sì, ciao Alessandro. Questo 25 aprile noi vi consigliamo Colle di Tora, in provincia di Rieti, dove si svolgerà la tradizionale sagra della pizza fritta. Condita con pomodoro, salsicce e fagioli. Anche per una loro. Leggerezza. La leggerezza, sì, ha ragione. Andiamo avanti, andiamo dalla nostra bella Michela Allocca a Napoli. Ciao Michela. Ciao Alessandro. Allora, da oggi al 25 aprile a Rofrano, in provincia di Salerno, sì. Si tiene la manifestazione Pasqua in Cilento. Bene. Evento che affianca la tradizionale musica popolare alla cultura e alla cucina del territorio. Molto bene, andiamo in Puglia, sentiamo la nostra Giusy Brunetti. Ciao Giusy. Ciao Alessandro, vi segnalo che a Lecce lunedì 25 aprile si terrà Pasquetta in città, manifestazione all'insegna di spettacoli musicali itineranti, una rassegna di musica da camera e anche giochi per bambini. Bene, ciao Giusy, sentiamo il nostro ciao Alessandro. Francesco Ciulla, ci dice tutto di Sicilia allora. E Calabria, ciao Franci. Sì, allora il 25 aprile sì. C'è un appuntamento a Bizzini in provincia di Catania dove si svolgerà l'attesa sagra della ricotta del formaggio, evento che celebra il prodotto tipico per eccellenza di questa località. Bene, e allora tanti tanti auguri e un bravo a tutti quanti, a Isabella, a Maia, a Michela, a Giusy e anche a te Ciccio. Una buona Pasqua in famiglia anche a voi.